Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Chi è DJ Farrapo? Allora, DJ Farrapo è un cinquantenne cresciuto a Bologna che ha sempre avuto a che fare con la musica, cioè sin da bambino ho avuto la passione per la musica, ho cominciato a studiare il pianoforte, ho suonato il pianoforte, ho suonato nelle band del liceo e poi ho suonato in un'altra band di Bologna con cui facevamo musica anni 60 ed eravamo anche abbastanza conosciuti a suo tempo. E poi dopo ho cominciato a fare il DJ. Successivamente poi ho cominciato a produrre musica mia, quindi a fare il produttore musicale e attualmente sono DJ, musicista, produttore. Questo. Poi sì, ho dimenticato una cosa importante, ho studiato anche musica a livello teorico, ho studiato al Dams Musica, mi sono laureato, ho fatto una tesi di laurea sulla storia dell'organo Hammond e sul soul jazz, quindi insomma ho diverse competenze tutte nell'ambito musicale. Da dove deriva il nome? Questa è una domanda interessante, giusto? Allora, mi chiamo Giorgio Cencetti e quindi mi hanno sempre chiamato Cencio, abbreviando il mio cognome, insomma da scuola si usa così. E ho tradotto Cencio in portoghese e quindi Farrapo, pronunciato nella maniera corretta, perché io lavoro molto anche con la musica brasiliana, conosco molto la musica brasiliana, ho fatto anche un album di musica brasiliana e quindi ho tradotto il mio soprannome in portoghese. Insomma, Cencio sono e Cencio rimango. Adesso parliamo dell'ultimo disco, cioè l'ultimo brano, che nasce in modo strano, ma soprattutto nasce con un video che per te è una cosa particolare, molto particolare, perché ci hai dovuto lavorare abbastanza. Poi diciamo che è un video da cucina. Allora, comincio a parlare della musica. Allora, innanzitutto la musica è nata dalla collaborazione con un amico musicista che si chiama Carlo Maver, è molto conosciuto qua a Bologna, suona il bandoneon e il flauto. E durante il lockdown, attraverso WhatsApp, mi ha mandato alcuni frammenti melodici che lui registrava nel suo giardino, e suonati da un particolare flauto colombiano che si chiama Gaita. Quindi io, partendo da questi frammenti melodici che lui mi ha mandato, ho costruito due brani. Il primo appunto è il Cabron, quello che hai ascoltato, il prossimo uscirà il 5 novembre. E una volta ultimato il brano, sentivo la necessità di farne un video, cioè perché il brano, secondo me, aveva un andamento un po' narrativo che ben si prestava a essere tradotto anche in video. Però, essendo il lockdown, in più, insomma, fare video costa anche un sacco di soldi, e cosa ho fatto? Me lo sono fatto da solo. Nonostante la mia totale inesperienza, ho cominciato a allestire la mia cucina trasformandola in un set cinematografico e per 3 mesi ho mangiato in salotto, nel tavolo basso del salotto. Quindi ho fatto un video in stop motion, che è un'antica tecnica che consiste nel fotografare il soggetto facendo vari scatti. Uno fa una prima foto, poi dopo sposta il soggetto, che di solito è inanimato, può essere un pupazzetto o una cosa del genere, di un millimetro, fa la seconda foto, la terza e così via, e così si dà l'idea del movimento, insomma. E quindi questa è stata l'idea di partenza. Poi mi sono sempre perfezionato, nel senso perfezionato quello che andavo sperimentando, quindi ho cominciato a fare delle scenografie, ho cominciato a immaginarmi la storia
e a imparare a fare le luci in maniera decente, a fare le foto in maniera decente, a usare Premiere, Photoshop, insomma, è stato un lavoro che mi ha preso 3 mesi, tante ore al giorno, però alla fine ho imparato qualcosa di nuovo ed è venuto bene, cioè meglio di così non mi poteva venire sul serio. E quando è mancato il rapporto con la gente, il pubblico, nel periodo di lockdown? Ma adesso si parla che ormai si dovrebbe riaprire, però hai la sensazione che ancora qualcosa nella gente non c'è, la possibilità di essere ancora felici? Oppure devi. Allora, certo c'è ancora l'inquietudine perché i dati che vengono dall'Inghilterra, dall'estero, non sono totalmente rassicuranti, c'è l'inquietudine che potrebbe ripresentarsi il problema. E diciamo che io durante il lockdown sono anche stato bene chiuso qua in casa perché ho una casa accogliente, ho tutti i miei interessi, insomma mi piace anche stare davanti al computer appunto a creare musica o a creare dei video come è capitato questa volta qua, insomma. Emozioni che provi quando vedi la gente che comunque vada, canta, ballano, saltano, ascoltano, oppure stanno in silenzio, perché a volte il silenzio, la gente non immagina che il silenzio parla più di 100 parole, o meglio, Ma più di diciamo 100 che gesti. sì, per un artista l'esibizione insomma è la gioia, perché è il creare la gioia nelle persone che dà gioia a noi, insomma. Quindi, e c'è un artista che ti piacerebbe collaborare o se ti presentasse la mattina ti direbbe vorrei fare un lavoro con te. C'è qualche artista che ti piacerebbe avere davanti? Che domanda difficile. Ma diciamo che non mi viene in mente adesso nessuno in particolare. Ho avuto sempre anche la fortuna di collaborare con i musicisti con cui mi sarebbe piaciuto collaborare, per dire, Carlo Maver è un musicista che ho sempre stimato tantissimo qua a Bologna e adesso ci sto collaborando già da, questa non è la prima volta, già da tempo. E quindi insomma. Sì, sto già collaborando con i musicisti con cui mi piacerebbe collaborare, non mi manca questa cosa. Bene, allora, la domanda più banale che si possa fare te la faccio io. Come vivi la musica? La musica purtroppo la vivo come un lavoro, nel senso che io appunto. Mi alzo la mattina, mi metto davanti al computer a produrre musica, a lavorare sulla musica. E quindi mi capita che arrivo a sera, che le mie orecchie sono stanche e non ho tempo per ascoltare musica per diletto, per piacere. È così, spesso e volentieri è così. La musica è un lavoro e hai musica per tante ore durante la giornata e quando finisci di lavorare devi riposare le orecchie. Quindi la domanda, c'è un artista che ascolti a questo punto non c'è. Ma no, in realtà chiaramente io ascolto sempre musica, ma spesso è anche per lavoro, spesso ascolto anche musica che non mi piace. A me piacciono tanti generi musicali, piacciono tanti artisti del passato, del presente. Sì, mi è difficile sceglierne uno in particolare, insomma. Secondo te, come è cambiato la visione della musica da quando è iniziato ad oggi? Perché sono stati tanti cambiamenti, tenendo presente che sono cambiati i formati, però proprio il vivere e soprattutto il generare musica è cambiato secondo te? Beh, certo, è cambiato assolutamente perché adesso siamo molto abituati a fare musica al computer, musica in griglia, in cui appunto uno rispetta il PM, non è, e c'è spesso un po' meno la musica suonata insieme.
perché magari appunto anche facendo, producendo al computer si suonano gli strumenti, però spesso si suona a distanza, magari uno registra a New York, uno registra di qua, uno di là, e spesso non si suona insieme. E chiaramente il suonare insieme si crea una cosa che si chiama interplay, è una cosa bella che genera cose belle, insomma. E questo può venire un po' a mancare nella nuova modalità di fare musica che è più rivolta al computer. Poi è chiaro, c'è ancora tanta gente che suona in gruppo insieme, anche io poi ho il mio progetto musicale, però sì, nella tecnologia c'è un po' una normalizzazione, non si hanno più di solito le accelerazioni, le decelerazioni, c'è un BPM fisso e si va su quello. Quando si suona, ovviamente, quando si suona dal vivo, ovviamente ogni canzone ha una vita propria perché ti evolve e soprattutto cambia a seconda anche del pubblico che c'è davanti. Quindi bisogna per forza catalogare ogni artista su quel genere, perché ogni volta diciamo che Vasco Rossi è rock, Gary è trap, in realtà ogni artista poi inserisce nella propria musica Tanti elementi, tanti sì. elementi che sono diversi. Assolutamente, per qua, a me, per giunta, quando mi chiedono che genere fai, io che ho veramente tante influenze, tante passioni musicali, faccio sempre molta fatica a rispondere, insomma, la mia musica è un calderone di generi. Bene, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo per l'intervista. Siamo stati cosiddetti velocissimi. Ci fai i saluti? Certo, vi saluto a voi e vi ringrazio tantissimo per questa intervista, per l'interesse nel mio lavoro e poi saluto tutti i tuoi ascoltatori, insomma. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Guarda, io ti ringrazio perché veramente il brano mi è piaciuto, il video mi è piaciuto molto. Quindi aspetterò di ascoltare. Poi, scusa, un'ultima cosa, il cabron. Il cabron. Quindi hai insultato la persona utilizzando il portoghese, la No, lingua spagnola. questo è spagnolo. Diciamo che il tutto è nato semplicemente che noi DJ facciamo spesso anche ricerche su materiale sonoro vecchio, eccetera, eccetera. E quindi questa parola, il cabron veniva da un materiale sonoro, penso preso da qualche film sudamericano che io ho ritagliato e ho appiccicato, insomma, e quindi da lì è nato il titolo, insomma. Sì, perché leggendo la traduzione del Cabron, in realtà è un'immagine non bella sulla persona, però il Sì, Cabron. è un po' un insulto, si usa anche come per dire scemo, insomma, sì, non è un termine carino, ma insomma, così. Visto utilizzato in questo contesto, in questo periodo, probabilmente è l'insulto musicalmente più delicato che si possa utilizzare. Caprone, come cosa si dice? Per la traduzione letteraria forse è Sgarbi quella, non lo so. ha insegnato forse da capra Esatto, capra, forse è esatto. stato anche a Sgarbi a insegnare a Sì. utilizzare. Quindi a quel punto la prossima canzone, secondo me, potessi utilizzare capra, 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 Esatto, però esatto. utilizzando spagnolo o portoghese. Sì. Bon, io ti auguro buon pomeriggio Io e altrettanto. tanta buona musica. Bene, tante buone cose e grazie mille, insomma.
Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Da-dee-da-doo-day, da-dee-da-doo-day.